Pietrangeli. Anni che quando uno fa un discorso corto diventa molto simpatico, gli vogliono bene tutti. Grazie. Forse un po' troppo corto. Sì. Però la verità vera è che avete già detto tutto voi. Io non trovo altre parole per parlare di Chiarino. Che vi posso dire? Tutto quello che avete già detto voi. E parlare, non dico per ultimo, ma quasi. È difficile perché è stato detto tutto, forse non basta. Chiarino era Chiarino, allora io dico solo, chi l'ha conosciuto è molto fortunato. Chi non l'ha conosciuto, non dico peggio per lui, ma ha perso qualcosa. Grazie. No, penso che papà sia felicissimo. Anch'io devo leggere, scusate, però non sarà un ricordo serissimo di papà, perché tutti lo ricordano col sorriso e anch'io voglio fare così. Allora. Per voi è Chiarino o Chiaro, per me è il Chiarinone. Ho iniziato a chiamarlo così la volta in cui, a seguito di uno degli innumerevoli abbracci che gli dedicavo quotidianamente, le mie mani non sono più riuscite a intrecciarsi dopo averlo circondato. Sai che ti dico, papi, da oggi per me sei il Chiarinone. Perché sono grosso? Mi ha risposto. No, perché sei simpatico, ho replicato. Per sua definizione, un sosia di Paul Newman, dal fisico statuario del David di Donatello. Papà è stata una valanga morbida di sorrisi, consigli, idee, azioni. Voleva fare il calciatore, ma gli sport li ha praticati e provati tutti. Ed un giorno sono uscito pure con un fantomatico titolo di campione di go-kart, testimoniato a quanto pare dalla presenza a bordo gara della mia bella mamma. Quello però di cui era assolutamente orgoglioso, nonché ottenuto con una certa invidiabile disinvoltura, è stato essersi classificato al primo posto di una godibilissima gara a chi mangia più cipollotti, cosa che ha reso inaccessibile per diversi giorni la taverna di casa. Papà c'è sempre stato, per tutti, con tutti, per lo sport e con lo sport, che si trattassero delle sue adorate Olimpiadi o del torneo giovanile in capo al mondo, dell'allenamento al pala o della riunione di spogliatoio. Lo sapevi che sarebbe arrivato, col migliore dei suoi sorrisi e le risposte che aspettavi, come sempre magicamente in tasca. Papà è stato il papà dei miei amici, che erano anche tanto suoi amici, dei suoi ragazzi e dei suoi atleti. Papà è stato il bersaglio preferito degli scherzi dei miei acquisiti fratellini tennisti, membri della squadra di Coppa Davis. Vero Omar? Dove sei? A ogni trasferta che si rispettasse, hanno finto braccia ingessate, infiltrazioni farlocche pseudoliti manesche, ovviamente alla soglia di match decisivi, pur di vedere la sua faccia attonita e quasi vicino allo svenimento, per poi ricomporsi dopo 10 minuti di risate, abbracciarlo e dirgli «Dai papi, hai beccato anche stavolta». Papi è sempre stato entusiasta di tutto, con il suo sorriso accogliente e disincantato e la sua polo, preferibilmente gialla, dal colletto rigorosamente alzato. Vero? Pensaci bene, quale dei due è il più bello? Era la consueta domanda postami dopo ogni passeggiata in centro insieme a Nicola, il suo gemello dai capelli di neve e dagli occhi cerulei. Papi, Nick mi ha passato al telefono Sean Connery, vedi un po' tu. Papi adorava vera gente, amici, ospiti, compagnia. Mamma, sto arrivando, butti giù due spaghetti. Era il suo grande classico, pronunciato quasi sempre dopo mezzanotte, di rientro a casa probabilmente con mezzo comitato federale, una parte di convocati in nazionale, 3/5 di un quintetto base, una squadra di vecchie glorie, qualche ragazzino di belle speranze, 2 o 3 giornalisti e gli amici di sempre. Che farebbe il Chiarinone in questo momento, bypassando il fatto che la giornata è a lui dedicata? Starebbe certamente tirando in porta a ripetizione nel campo qui vicino, perché le alternative dopo ogni partita per lui sono sempre state esclusivamente 2. Non senti, stanno ancora applaudendo al mio gol. Anziché, vero, quando non faccio gol è perché lo faccio fare. In seguito, anche se preferirebbe luglio e minimo 30 gradi, una sfida tennistica all'ultimo sangue nella buca del circolo, con qualche handicap dal suo lato del campo, tipo un amico seduto a leggere la Gazzetta dello Sport, perché sennò è davvero troppo facile per lui. E vincerla sarebbe stata una questione non solo di onore, ma anche di stomaco, vista la posta in palio dal titolo,
Clinica Gastronomica Arnaldo, cena pantagruelica a carico del perdente. È stato e sarà sempre un grandissimo. Il soprannome Chiarinone, così come da oggi in poi il nome di un piazzale, ti stanno davvero a pennello. Grazie a tutti.